Ciao a tutti e bentornati al resoconto settimanale della Commissione Affari Esteri del Movimento 5 Stelle alla Camera. Questa settimana abbiamo parlato del decreto missioni, avremo in commissione la prossima settimana la discussione del decreto, nel quale appunto si richiede la proroga del finanziamento per i prossimi 3 mesi a tutte le missioni italiane all'estero, e il Movimento 5 Stelle adesso sta preparando gli emendamenti che verranno appunto discussi in commissione. Sempre questa settimana abbiamo depositato una proposta di legge per chiedere la trasparenza e la pubblicazione online dei bilanci di ONG e Onlus, questo proprio per far sì che ci sia più trasparenza appunto sia nei bilanci che nella rendicontazione di ONG e Onlus. E sempre appunto per quanto riguarda la cooperazione e sviluppo, in quanto presidente del Comitato Cooperazione e Sviluppo Obiettivi del Millennio, ho denunciato l'assenteismo che c'è, in questo comitato. Questa settimana abbiamo fatto appunto, il comitato alle 8:30 ed eravamo in 3 persone, quindi ho richiesto che dalle prossime volte venga fatta appunto la registrazione su camera web, di modo che magari le persone siano più incentivate a venire nel comitato. Per quanto riguarda i cenni sull'aula, abbiamo avuto l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, denominata da noi legge truffa, in quanto non toglie il finanziamento ai partiti per i prossimi 3 anni. E abbiamo anche discusso della legge dell'orco, una legge proposta da noi contro la liberalizzazione selvaggia delle aperture domenicali, e abbiamo parlato appunto sempre della questione dell'IMU. Questo è quanto, la prossima settimana. Ciao!